Questo esercizio si chiama squeeze squats. Allora, prendete la posizione di uno squat normale, però divaricate poco a poco le punte. Allora, è un piccolissimo movimento su e giù, ok? Però quello che dovete concentrare è la posizionamento dei piedi, ok? I piedi sono leggermente divaricati a V, ok? Sono inclinati in avanti con il busto in avanti, glutei indietro, ma sto spingendo sulla parte esterna del piede, ok? E continuo come stessi provando di aprire il pavimento sotto di me, ok? Apro e quando apri i piedi, ok, sentirai diciamo attivare tutta la parte esterna della coscia e dei glutei, ok? Continuiamo, squeeze, continui proprio a aggrapparti a terra con la parte esterna del piede, il tallone, e apro proprio veramente come se stessi provando di strappare il pavimento, ok? Spingo verso basso, continuiamo. Ok, squeeze squat, perché sto schiacciando, stringendo la terra con i miei piedi e sentirai che proprio i glutei che si attivano. Continuiamo, ok? Ancora 15 secondi, bellissimo esercizio, proprio per i glutei, non solo per riscaldare, ma proprio per allenare la parte più profonda del gluteo, ok? Proprio dove ci dovrebbe essere la solca, non so, proprio quel solco che vedi, gluteo bello tonico, alto, ma poi c'è questa parte concava, ok? Non perché è svuotato, ma perché è tonico. Continuiamo, ci siamo quasi. Dammi un altro 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eccellente. Passiamo al prossimo esercizio insieme. L'elastico è importantissimo per il nostro bootcamp. Leghiamo le caviglie. Con l'elastico veramente avrai tantissimi risultati in pochissimo tempo, perché l'elastico è una giusta resistenza per i glutei. I glutei, ricordatevi, questo bootcamp è necessario avere resistenza perché i glutei sono un gran gruppo, ok? Cominciamo a toccare indietro e proprio tiene le gambe parallele e l'elastico deve stare sempre in tensione, ok? E facciamo un bellissimo fiocco, perché è facile poi sciogliere l'elastico quando abbiamo finito il nostro allenamento. Allora, bootcamp vuol dire 30 giorni, esercizi tutti i giorni per dedicare i nostri glutei. Vedrai cambiamenti radicali nella forma dei vostri glutei, sentirai i pantaloni che cambiano proprio in modo di fare il loro fitting, vedrai che i jeans, anziché stringere in punto dove non volete, cominciano a stringere nelle punte giusti. Però ricordate anche che quello che ci permettono i glutei sempre è la costanza. Ecco perché 30 giorni, ecco perché tanti esercizi, ecco perché lo sto facendo con voi. Perché comunque dopo 40-45 anni i glutei si svuotano e vedrai proprio il gluteo, che specialmente il gran gluteo, che proprio appiattisce. Come possiamo combattere contro questo? Niente, alleniamoci. Allora, altre cose per bootcamp, fondamentale è il nostro elastico, ok? Per il momento, se non c'è l'elastico in casa, potete usare un paio di collant, magari vecchie, allegri, usalo come un elastico provvisorio, però comprati l'elastico, insomma è molto importante, lo potete trovare anche sul nostro sito, ok, colsport.com, ok, se avete bisogno di un elastico bello duro come quello che ho io, che è uno 0.5, che è bello teso, ricordate che il glute è un gran gruppo, che vuol dire ha bisogno di tante resistenze per avere i risultati seri, ok, continuiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, touch back, ultime 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Altro esercizio di bootcamp fatto, passiamo sul prossimo esercizio, mi raccomando, voglio vederti domani, dopodomani, ogni giorno insieme per avere i glutei più tosti al nostro bootcamp di Jill Cooper. Ora andiamo a fare i stacchi, uno degli esercizi in assoluto più bello per i glutei, in particolare il gluteo basso, il gran gluteo, ok? L'elastico è necessario, ragazzi, potete utilizzare nel frattempo magari un paio di calze usati, insomma vecchi, quelli che non userai più, però la verità, vai a un negozio sportivo, comprati l'elastico perché pesa poco ed è uno dei, diciamo, attrezzi igienici meno costosi e più utili sulla pianeta Terra. Allora, per fare gli stacchi chiuderemo i talloni insieme, ok? Passando l'elastico sotto i nostri piedi, divarico le punte, a questo punto accorcio la presa sull'elastico il più possibile e rimango inchinato con le gambe tese,
schiaccio in avanti, ok, e torno indietro, come se stessi provando di passare tra due macchine sport, ma c'ha un paio di pantaloni bianchi addosso, ok? Spingo partendo dai taloni insieme, polpacci insieme, interno coscia insieme, schiaccio alla fine i miei glutei, come se stessi provando di schiacciare o stritolare il mio peluche preferito. Schiaccio e scendo, e schiaccio e scendo. E quello che ti sta portando il bacino in avanti è proprio i glutei che si contraggono, ok? Contrago e torno giù, tiro e torno giù. Se è troppo facile, accorcio la presa sull'elastico. Continui. Ancora, adesso rimani su, adesso schiaccia i glutei, i talloni insieme, schiaccia, ok? E noterai, ok? Noterai che nonostante quanto tu stai schiacciando i glutei, si rilassano. Continua a schiacciare, continua a schiacciare. E proprio loro si rilassano da soli. E tu devi continuare a schiacciare avanti e scendo giù. Due, giù, tre, e giù. Quattro, continui. Bacino in avanti, torno indietro, bacino in avanti. Torno indietro, bacino in avanti e teniamolo. 8, 7, 6, 5, schiaccia, 4, 3 e facciamo le ultime 8, scendo e schiaccio, 2, schiaccio, 3, avanti, 4, continui, 5, schiacci i glutei in avanti, 6, 7 e rimango su, tengo la posizione, ultimo 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, piega le gambe, recupero l'elastico, questi siamo uno stacchi, questo è il nostro bootcamp, mi raccomando, insistete giorno dopo giorno, 30 giorni insieme per avere i glutei più tonici. Alla prossima esercizio, ciao! Nuovo esercizio qui a bootcamp. Legatevi le vostre caviglie, mi raccomando mettete un bel fiocco perché andiamo a fare una marcia. Ok, con la marcia tu puoi fare tutto con un elastico. Un basico per i glutei, lo sentirai sui glutei e sull'esterna coscia, ma fa tutto parte per quanto mi riguarda del booty camp. Ok, come sta andando i vostri allenamenti? Avete fatto anche le foto? Ricordate, scattatevi le foto, prima, dopo, durante, già dopo 7 giorni, 10 allenamenti, vediamo come i glutei cominciano a tonificarsi, a riempirsi, a perdere quelle grinzette brutte della pelle flaccida che cade e comincia a diventare tondo, teso, più bello, ok? E andiamo, marciamo indietro, marcia, e in avanti, marcia, tiro sull'elastico, marcia, ricordate che l'elastico lo controlli tu e non viceversa, ok? Indietro, marcia, vai in avanti, e tira, adesso tira, tira, porta il busto in avanti, tira dentro gli addominali e usa quelle gambe, ok? Provi a tenere sempre le ginocchia belle parallele, piedi parallele, le ginocchia seguono sempre le punte dei piedi, dai, dai, tira su quell'elastico, tira su quell'elastico, 4, 3, adesso scendiamo, scendo, scendo e salgo, salgo, scendo, scendo e salgo, salgo. Ancora, 8 e 7, vai con il booty camp, ancora, 4, 3, 2 e 1 e stop, altro esercizio fatto e passiamo sul nostro prossimo esercizio di booty camp. Un altro esercizio per booty camp, scendiamo giù, ok? Adesso spingiamo su, questi siamo ponti, ok? Il ponte è sempre efficace per i nostri glutei, ok? Continuiamo, spingo sui taloni, schiaccio i glutei, che l'importante è che non lavorate di schiena, ma di glutei, ok? Così spingo sui taloni e sollevo i glutei, i glutei, i glutei, i glutei ancora, 4, 3, 2, 1, continuate, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alziamo la gamba sinistra, 8, 7, spingi sulla gamba la destra, proprio spingendo verso il basso, contraendo il gluteo, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, ancora, spingo. Mi raccomando ragazzi, fatevi le foto prima e dopo, ok?
fate esercizi tutti i giorni, sono pochi minuti, danno tanti tanti benefici, perché con la costanza il nostro corpo risponde sempre, ok? Continua a spingere, continua a spingere, vai, 4, 3, 2, ancora 2, 8, spingo verso su, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e continuiamo, schiaccia in su, schiaccia i glutei. Oh, qualunque bootcamp che si rispettano un po' non avere i ponti, ok? Schiaccia i glutei, mi raccomando, continuate, stringi, stringi quei glutei, stringi, stringi quei glutei ancora, 3, 2 e di nuovo 3, 8, 3, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 2, 8, 8, 7, 6, 5, gluteo, 5, 3, 2, ottimo, 8, continui, 3, grandi sorrisi, 4, 3, cambia le gambe, ultimi 3, 8, poi cambiamo esercizio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Eccellente ragazzi, un altro esercizio fatto e passiamo sul prossimo esercizio insieme a Booty Camp.